Centinaia di persone hanno manifestato ieri davanti alla centrale del Mercure per ribadire ancora una volta il proprio no all'impianto a biomasse, una battaglia non del tutto persa, come hanno voluto sottolineare i manifestanti che attendono con ansia la sentenza del TAR Calabria chiamato ad esprimersi il prossimo 15 novembre. Un corteo silenzioso, quello di ieri, guidato dai sindaci dei comuni di Rotonda e Viggianello, al quale hanno preso parte associazioni ambientaliste e soprattutto tanta gente comune. La centrale del Mercure è un danno contro il nostro territorio, ha sottolineato il sindaco di Viggianello Vincenzo Corraro. Un danno contro la salute. Bisogna ancora una volta denunciare i rumori, i fumi, l'amianto, l'assoluta incertezza della provenienza delle biomasse e tutto il disagio che questo impianto provoca. Siamo in mobilitazione da molti anni, possiamo dire, ribadendo sempre un concetto fondamentale, cioè che l'ambiente e la salute dei cittadini sono concetti sacrosanti e sono principi indelebili, sanciti praticamente da tutte le costituzioni del mondo. Quindi noi vogliamo ribadire questo concetto e lo facciamo anche con una certa rabbia, possiamo dire, perché nonostante le popolazioni, le amministrazioni locali stiano dicendo da tantissimo tempo che questo progetto è sovradimensionato, inutile perché non porta occupazione, non mette in moto un sistema di filiere e tutte quelle che sono, diciamo, le opportunità per il territorio, non ha ragion d'essere. I cittadini dicono questo e insieme a questo dicono che da quando è andato in produzione non hanno alcun dato, non capiscono che cosa succede e quindi è una seria minaccia anche per la salute, per l'ambiente e per le tante attività che sono già presenti nel territorio, dall'agricoltura al turismo. Non a caso qui abbiamo tutti gli agricoltori della valle, perché stanno dicendo a gran voce: vogliamo vederci chiaro e vogliamo appunto che le nostre eccellenze, che sono quelle vere, che danno anche opportunità, occupazione e sviluppo, non devono essere minacciate da un'attività del genere. I sindaci del territorio chiedono che venga rispettata la sentenza del Consiglio di Stato dello scorso anno. Ci appelliamo, ecco, alla volontà della magistratura, perché avremo la sentenza il 15 di novembre e vogliamo che appunto i nostri ricorsi siano positivi, perché questo abbiamo chiesto, abbiamo impugnato quell'autorizzazione perché la troviamo illegittima. Dopodiché, se le cose andranno bene, noi vogliamo sederci a un tavolo, vogliamo imporre la nostra agenda, che è quella appunto del territorio anzitutto, chiediamo di avere rispetto e dignità appunto nei tavoli importanti, non di sapere le cose per sotterfugio o per altri meccanismi, e dopodiché possiamo ricominciare a parlare di sviluppo dell'area. Qui si va al di là di ogni possibile immaginabile attività che non hanno niente a che vedere con il nostro territorio. Qui c'è un territorio che è diverso da quello che vogliono, come ce lo vogliono trasformare. Adesso, se lei sale sopra e dire io voglio dormire a Rotonda, non trovo un posto per dormire, eppure ci sono minimo 10 bed and breakfast, ci sono alberghi, ci sono cose, perché la gente ci viene perché vuole fare turismo con la natura. Quelli invece vogliono distruggere la natura, dicendo cose false, perché pur di avere le autorizzazioni scrivono cose che non hanno niente a che vedere con la realtà. Dicono che il materiale limitrofo è adiacente alla centrale. Guardatelo, qui siamo alla centrale, ma la quantità è di circa 600.000 tonnellate. Figuriamoci se può esistere in una zona la quantità necessaria per far funzionare la centrale. Scrivono che ci sono 56 camion che dovrebbero trasportare. Fanno il bando a gennaio del 2005 e da 56 diventano 90. 90 debbono venire e in altre 90 se ne devono andare. E quindi siamo a 180. Dicono che oramai si è così inserita bene nel paesaggio che è quasi piacevole vederla. Guardate quando passate, vedete se vi piace una cosa del genere. In più c'è il resto. La temperatura qui massimo arriva a 22 gradi. Hanno preso quella di Latronico, dove ci sono 800 metri, quindi figuriamoci che cose proprio false. Hanno detto che presentavano lo studio sulle cenere perché il rifiuto. Studio mai visto. In più
Una volta dicono che è all'interno del parco, una volta è al di fuori del parco. C'è un decreto, legge sulla base di un ricorso fatto nel 97, firmato da Oscar Luigi Scalfaro, che dicono che qui si può fare solo manutenzione. Non mi sembra che è una manutenzione questa, questa può essere una manutenzione. Dicono che riducono l'inquinamento, portano, quando hanno fatto i calcoli, portavano che stava funzionando, mentre un gruppo era fermo nel 93 e un altro nel 97. In più noi già l'abbiamo vissuto certe esperienze. Negli anni 60 hanno dovuto pagare i danni perché l'agricoltura, gli animali, quali sono morti, agricoltori che non... E adesso vorrebbero fare la stessa identica cosa, crearci le condizioni per dire voi ve ne dovete andare da Rotonda, così come Vigianello, ma soprattutto questi comuni che stanno in quest'area, nella Valle del Mercure. E lo dicono quasi convinti, sa, se no facciamo una cosa, vi finanziamo un progetto, facciamo questo, facciamo quest'altro, pensando che in questo modo la gente si vede. Lì ci lavoravano già prima tre miei amici che sono morti, erano molto molto più giovani di me. Beh, quelli sono morti tutti per motivi cancerogeni. E un altro adesso pure che è mio amico va a Rio Nero al CROB per curarsi, perché gli elementi che ci sono tali che non può essere diversamente. Ebbene, se vi rendete conto che qui c'è una configurazione tale che quello che vedete, quella specie di fumo che vedete, non va in nessun posto, perché non ha la possibilità di andarsene, perché qui dentro si ci ferma. Quando dovevano trasformarla a carbone, c'è stato un ministro che volevano trasformarla a carbone, beh, che cosa si verificava? Che avevano immaginato di fare un cammino di 280 metri pur di farla andare via. Questo basta guardare e vi rendete conto di dove ci troviamo, che cosa ci troviamo. Noi vogliamo vivere anche con pane e cipolla, ma non vogliamo una schifezza, anche perché fra le altre cose non porta lavoro, non porta niente, perché sta chiudendo 7 centrali in Italia l'Enel. Ebbene, altrove chiude e qui ci sono i fessi che devono farle funzionare queste cose. Non mi sembra una cosa corretta. Hanno scritto tutte cose che non hanno niente a che vedere con la realtà. Hanno i falsari, più falsari d'Italia forse saranno loro. Questo impianto non rispecchia il progetto che c'era stato illustrato. Alla denuncia dei sindaci si aggiunge il no degli ambientalisti, che rivendicano rispetto soprattutto per la salute e l'ambiente. Questa centrale può vivere. Non è che noi siamo contro la centrale a biomasse, il punto è che la centrale a biomasse proposta è di 36 megawatt, è un'enormità, significherebbe bruciare in un anno, per farla funzionare, tutti gli alberi del Pollino. In più l'Enel ha dichiarato che questi alberi li prende dall'Amazzonia, dalla foresta dell'Amazzonia, li porterebbe su tir, su stradine molto piccole. La nostra paura è che questa centrale sia inadeguata per il territorio, per la sua enorme potenza, e che potrebbe indurre, visti i tempi, a bruciare dentro questi forni altro materiale non legale. È una paura che abbiamo tutti. Nello stesso tempo crediamo che il Parco del Pollino, il mare di Maratea, di Tortora, di Praia a Mare, fino ai paesi
interni, Terranova del Pollino e tutta l'area sud della Basilicata e l'area nord della Calabria va difesa con una politica turistica territoriale che vada verso altre direzioni. A sostenere le popolazioni del Mercure c'era anche una delegazione di Morano Calabro. Noi ci siamo schierati da sempre contro la centrale del Mercure, in quanto riteniamo, diciamo, che i danni che vengono creati all'interno del nostro territorio siano notevoli, nonostante abbiamo una distanza tale da non subire danni in modo diretto, riteniamo che un discorso di solidarietà, di gestione comune del territorio vada portato avanti.